Ciao a tutti amici, Tano TV per voi. Allora, tutto bene? Spero proprio di sì. Siamo pronti per vedere altri nuovi gossip di oggi? Bene, oggi ci saranno tre video nuovi di zecca fatti appositamente per voi. Oggi si parlerà di Antonella Elia, di Pierpaolo e Giulia Salemi. E poi di Barbara D'Urso. Bene, vi informerò molto 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 presto, tra qualche minuto, ok? Prima di tutto vi voglio ricordare sempre di iscrivervi al canale, poi mettere un like perché quello mi fa capire che mi state guardando e che mi Numero uno. sostenete. 3, e mettere il vostro commento sotto il video. Primo video di oggi. È finito il Grande Fratello e naturalmente Pierpaolo e Giulia Salemi, i due piccioncini che si sono innamorati dentro la casa del Grande Fratello, stanno insieme ancora, si vedono, si frequentano. E allora adesso vedremo quello che è successo dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello. Guardiamo insieme. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. That you're safe and that I'll see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Allora si sono innamorati, si stanno ritagliando del tempo per stare insieme. Giulia ha detto e ha scritto comunque su Instagram, ha scritto che non posteranno più del tanto di quello che succede a loro perché vogliono tenere questa storia d'amore al di fuori dai riflettori oppure per chi li segue nelle loro stories non vogliono mettere più del tanto. Magari mettono qualche fotina, magari piccoli brevi video che postano nel loro canale, però più di questo no, assolutamente. Vogliono tenersi, diciamo, queste cose per loro. E io posso anche condividere, però è giustamente noi fans di questi personaggi vogliamo sapere come si svolgono le cose volta per volta, però questo hanno deciso, magari poi un giorno cambieranno anche idea. Però adesso questo è il loro punto di vista e questo noi lo accettiamo. Però lo sapete, Tano TV c'è sempre pronto per vedere qualsiasi notizia esca di loro. Io ve la preparerò e ve la metterò qui in questo canale. E adesso parliamo del prossimo personaggio. Lei è Antonella Elia, la più discussa, la più chiacchierata. Antonella è stato veramente un personaggio che all'interno di questo programma ha dato tanto. Gira voce che
Il prossimo anno, nella nuova edizione del Grande Fratello, forse lei non ci sarà, perché Alfonso Signorini non la vorrebbe tra il cast della nuova edizione del Grande Fratello. Intanto vediamo l'indiscrezione. E abbiamo visto anche questo personaggio, Antonella Elia, che comunque ha parlato e ha detto, come avete visto nel video, che lei la pensa in un certo modo, no? E ha anche sfidato gli autori, detto delle cose che praticamente lei è sempre molto diretta in quello che dice e chissà come andrà a finire, ma se ne parlerà il prossimo anno nella nuova edizione del Grande Fratello. Altro personaggio molto molto discusso è Barbara D'Urso. C'è anche un video per lei che praticamente, adesso questa è una cosa seria, si parla che c'è uno stalker che praticamente la seguiva, gli scriveva delle cose sotto i post, si spacciava per il figlio che era quello adottivo, insomma tutte queste cose qua. E poi Barbara D'Urso ha denunciato questo personaggio, che poi pare di essere anche un personaggio che ha, diciamo, lavorato anche all'interno del mondo dello spettacolo. Tante cose da vedere, comunque vediamo questo video e poi magari ne parliamo.
Grazie di tutto, grazie di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo presto. Ciao da Tarot TV!